Siamo qui a fine gara con Pezzorra, dicevamo una partita viva e vibrante fino alla fine, tanti capovolgimenti di fronte, c'è stato da rincorrere, c'è stato da superare, da mettere la freccia. Quanto cuore ha la tua squadra? Stasera ne ha avuto tanto e dobbiamo capire due cose, secondo me. Che qui adesso non ci aspettano, è una frase fatta e rifatta, ma sette finali e saranno tutte partite così. Per un semplice motivo, che incontriamo squadre che sono delle squadre come quella che abbiamo dato stasera, che conoscono bene i loro pregi, i loro difetti, hanno fatto un'altra partita, anche perché vengono qua, hanno poco da perdere in casa nostra, giocano leggeri e sono ben organizzati e fanno una buona partita. Noi lo sappiamo che quest'anno di partite, diciamo, senza punto a punto alla fine non abbiamo fatto neanche una, perché ci piace un po' rendere un po' di, fare un po' di sospensa anche qui a Sant'Arcangelo, quindi valiamo il prezzo del biglietto. Sappiamo che sul più 13 noi siamo bravi poi a perdere due trappoloni di fila e fare due cavolate. Noi adesso dobbiamo lavorare tanto perché abbiamo qualche giocatore fuori condizione, non lo sapevamo, fisica soprattutto. Da lavorare, poi sperare di crescere, migliorare i nostri automatismi. Avevamo preparato bene la partita, ma ogni tanto ci dimentichiamo del piano. Abbiamo dei blackout mentali. Spero che questa partita sia di conforto sul fatto che se teniamo in difesa, se in difesa anche cresciamo, alla fine poi le partite portiamo a casa. Quello che abbiamo notato dall'inizio è stato che la seconda fase è partita subito col botto, con un'intensità fisica e mentale molto diversa dalle partite di stagione regolare. Penso che i ragazzi si siano adattati bene, ci è voluto un po'. No, ma infatti Simone ha fatto un'ottima osservazione, per noi stasera era difficilissimo. Sembra una frase di però, veniamo da anche loro, però mi hanno giusto tre partite, sì, vinte, però diciamo partite, non dico amichevoli, però quasi, perché intanto tutti aspettavano la seconda fase. Facciamo la pausa, sappiamo che non devo ripeterlo perché non voglio dire la scusa prima che ha avuto, i giocatori che devono entrare in forma, allenarsi, per fortuna devo dire, ci stiamo allenando bene, anche i ragazzi, ci stiamo allenando bene, quindi se visto anche stasera che stiamo crescendo, però le partite saranno veramente le partite toste, tutte toste, adesso ci fermiamo ancora e poi abbiamo due trasferte, quindi figuriamoci, cioè veramente ogni partita adesso è una partita tostissima, tostissima, l'ho detto nel time out, ragazzi, non è che vinciamo con lo schemino, vinciamo se ci buttiamo per terra come hanno fatto loro, se facciamo pelle fuori, se prendiamo rimbalzi, i ragazzi l'hanno capito, poi io sono convinto che un po' di talento ce l'abbiamo, che se non fa canestro uno fa canestro un altro, però dobbiamo capire che veramente che dietro dobbiamo dare tutto, tutti insieme. Direi che le chiavi tecniche e tattiche della partita sono state poi quelle, sicuramente loro sono atipici perché hanno Germani che gioca da playmaker praticamente ed è lungo della squadra, quindi un plauso a Sant'Arcangelo che si è adattata molto bene anche dove era più difficile. Ti chiedo in ultimo di fare gli auguri di Pasqua a tutti i tifosi perché poi torneremo qui in casa il 20 di aprile, quindi è ancora lungo. Sì. Siamo a un mese lontano da casa, faccio gli auguri di Pasqua a tutti quanti, anche stasera senti il nostro pubblico, sarebbe stata veramente dura perché quando sono tornati in partita loro, adesso che è andato avanti, comunque abbiamo sentito la carica di tutti i ragazzi, di tutti i bambini che sono qui in giro a veramente darci una gran spinta. Speriamo di tornare, diciamo, qua ad aprire con qualche punto in più, quindi fare due partite di trasferta veramente con un grande piglio, questo ci tengo, per fare veramente partite di un certo livello a livello fisico e mentale. Mi piacerebbe crescere sotto il profilo mentale. Direi un ottimo auspicio e un ottimo augurio. Con questo buona Pasqua a tutti i tifosi di cuore da Simone e dal nostro. Buona Pasqua a tutti, grazie. Ciao.